Ebbene sì, ragazzi, DLC confermato 7 giugno è la data precisa, è la data confermata da parte della Rockstar. E eh sì, avete capito, parlo nel nuovo DLC: finanza e felony, ovvero finanza e crimine. Comunque, abbiamo saltato la intro, quindi facciamola ora. E benvenuti, ragazzi, in questo nuovo video che sono X Star Oggi Ragazzi, sono qui. Da come avete capito dal titolo e dalla piccola intro, siamo qui per parlare del nuovo DLC con una data confermata precisa e con informazioni ufficiali, quindi da parte della Rockstar. Questo articolo che vi sto per leggere e che vi sto per descrivere è stato pubblicato quasi un'oretta fa, quindi è fresco fresco. Ragazzi, prima di iniziare il video io vi invito a lasciare un bellissimo like al video, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti e oltretutto commentate qui sotto, mi raccomando, commentate qui sotto facendomi sapere la vostra, che è importantissima, quindi commentate. Ragazzi, la Rockstar un'oretta fa, appunto, ha annunciato il nuovo DLC, la data del nuovo DLC e diciamo i vari componenti principali del nuovo DLC. Il DLC nuovo Finance and Felony uscirà il 7 giugno, quindi tra una decina di giorni all'incirca. E non vedo l'ora, raga. Che cosa includerà questo nuovo DLC? Ebbene sì, ragazzi, da quanto avete capito, da quanto ho detto nello scorso video, qui ci saranno delle aziende criminali. Criminali che si occuperanno dello spazio di droga, da quanto ho capito dello spazio di armi eccetera eccetera. Insomma, avete capito tutto quello che riguarda la criminalità. Ci sarà un palazzo nuovo, quindi un nuovo edificio o vari nuovi edifici per, da comprare e da mettere appunto lì da far risultare lì la nostra azienda. E quell'azienda, appunto, ci frutterà tantissimi soldi. Da come vedete in questa immagine, ci sono un bordello di soldi qui sulla scrivania. E poi, da questo che vedete praticamente sul desktop del, del manager, non lo so chi cavolo è quello. Ci sono dei punti rossi, forse, quelli stanno a significare i vari edifici da poter comprare per, fa, per far risultare la nostra azienda in quell'edificio. Andiamo, a rega al pezzo forte. Una nuova auto super. Sì, avete capito bene, una nuova auto super che non usciva da un bel po' di tempo, la nuova Pegassi Reaper. Questa auto dovrebbe essere la Ventador, la Lamborghini Aventador, perché tutte le auto Pegassi si hanno i tratti della Lamborghini. Quindi anche questa diciamo, ha dei tratti di una Lamborghini. Anche se personalmente la parte anteriore dell'auto è praticamente per me una Ferrari, cioè praticamente assomiglia a una Ferrari. Per il resto è una Lamborghini Aventador. Sarò curioso di vedere quanto corre quest'auto tutti i vari tempi di risposta di frenata e la sua manovrabilità. Davvero sarò curioso perché è un'auto davvero fighissima. Voglio vederla per l'intera e non solamente dalla parte anteriore. E poi qui in quest'ultima foto fa vedere un nuovo Luxor, un aereo dell'azienda penso, che praticamente sì ovviamente costerà un bordello di soldi e niente, un jet privato ecco, un altro jet privato che ci servirà per la nostra azienda penso. Ragazzi, io vi consiglio di prepararvi al meglio per questo DLC. Perché questo DLC vi farà costare tanti soldi di GTA 5 E raga, se io dico una cosa è quella. Perché comprare un'azienda, creare un'azienda su un gioco come nella vita reale, ci vogliono soldi. Quindi, raga, preparatevi al meglio. Perché ci vogliono tantissimi soldi. Sia per comprare il nuovo Luxor. E sia per comprare le nuove auto. Perché non è detto che ci sarà solamente una nuova auto. Ma ce ne saranno altre probabilmente. Quindi, che cosa vi consiglio? Preparatevi al meglio per i soldi. E se non avete voglia di farvi un miliardo di missioni, perché non c'è neanche tantissimo tempo. Vi consiglio di farvi fare un account moddato dalla pagina Moddinglandia, link in descrizione. Fatevi fare un account moddato per tutte le console. Chiunque può farsi fare un account moddato. E davvero, raga, con un account moddato potrete avere un bordello di soldi e vi potrete divertire e sbizzarrire moltissimo su GTA V. Ovviamente, gli account moddati su Moddinglandia sono a pagamento, non sono gratis. Quindi, quindi sono a pagamento, ma vi assicuro che sono affidabili. Ragazzi, inoltre la Rockstar ha detto che la prossima settimana ci sarà il trailer ufficiale di questo DLC, quindi, quindi non appena lo farò uscire io ci farò un altro video perché ovviamente ci saranno immagini e foto e informazioni ben più dettagliate e vi darò appunto quelle nuove informazioni che ci saranno. Detto questo ragazzi, il video si conclude qui, iscrivetevi al canale, lasciate un bellissimo like al video e inoltre commentate qui sotto facendomi sapere la vostra su questo nuovo DLC. E detto questo ragazzi noi ci vediamo al prossimo video e ciao ciao!